la senti questa voce. Chi canta il mio amore, la maglia d'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa, puntata numero 40 per questa quinta stagione del programma Tanto non capirai. Buon mercoledì 23 ottobre, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora, Bari questa sera nuovamente in campo alle 20.45 allo stadio San Nicola, c'è Bari Catanzaro, puntata odierna dedicata a questo match con notizie, rubriche, ospiti in collegamento telefonico. Ci collegheremo anche con Catanzaro per conoscere i nostri prossimi avversari e anche per capire tante cose, in che modo per ad esempio giocheranno la squadra allenata dal nuovo tecnico Grassadonio. Allora, vi ricordo i contatti per interagire con noi: il 393-949-7483 è il numero sia per i messaggi vocali, sia per le note vocali, sia per le chiamate. Ripeto, 393-949-7483. Altrimenti, come sempre, c'è la nostra chat, la chat di Spreaker, utilizzabile anche grazie tramite l'app di Radio Biancorossa. E allora, sondaggio odierno che riguarda ovviamente il prossimo match dei biancorossi, quello di questa sera. Quindi quello che vi chiediamo è: come finirà Bari-Catanzaro? Fate il vostro pronostico, siamo curiosi di capire se siete fiduciosi dopo il mezzo passo falso di Avellino, insomma che partita fare il Bari. Quindi qual è il vostro pronostico? Entriamo ancora di più in clima partita con le notizie dagli allenamenti per cercare di individuare la probabile formazione anti-Catanzaro, ma prima leggiamo insieme il report riguardante l'ultimo allenamento dei biancorossi. Ieri seduta di lavoro pomeridiana, tornano a disposizione Mirko Antenucci e Manuel Scavone, sono queste le buone notizie. Invece, come vi avevamo anticipato ieri, problemi per Amlini, fermato da un fastidio muscolare all'adduttore. Anche Dursi, sebbene sulla via del pieno recupero, non sarà a disposizione di mister Vivarini. Il Bari che ha diramato i convocati, che sono Frattali, Liso e Marfella, i tre portieri, difensori Perrotta, Costa, Esposito, Di Cesare, Sabbione, Corsinelli, Cascione e Berra, centrocampisti Avua, Foloruncio, Bianco, Schiavone e Scavone. In attacco gli attaccanti Antenucci, Simeri, Floriano, Neglia, Kupitz, Ferrari e Terrani. A questo punto proviamo ad ipotizzare una formazione. Ci sono parecchi dubbi, soprattutto in virtù del fatto che Vivarini nell'ultima conferenza stampa pre-gara aveva detto chiaramente che il Bari non avrebbe cambiato nella gara di Avellino, ma avrebbe potuto cambiare qualcosa nelle gare successive. Quindi diciamo che noi a rigor di logica cambiamo il meno possibile, però potrebbero esserci delle novità, perché comunque tre partite in sette giorni è inevitabile cambiare qualcosina. Comunque io ipotizzo un 3-5-2 con Frattali tra i pali, Sabbione, Di Cesare e Perrotta in difesa, centrocampo da destra verso sinistra Berra, Bianco, Schiavone, Scavone e Costa, in attacco Antenucci e Simeri. Ho cambiato poco o nulla con il rientro di Scavone, secondo me dovrebbe dare nuovamente una chance a Schiavone dal primo minuto. Poi non lo so, io Avua continuo a vederlo male, quindi io penso, spero che possa giocare dall'inizio nuovamente il centrocampo che vi ho appena detto, vale a dire Bianco, Schiavone e Scavone. Andiamo avanti, vi ricordo il sondaggio odierno: come finirà Bari-Catanzaro? Fate il vostro pronostico, il 393-949-7483 per le vostre chiamate, i vostri messaggi o anche le vostre note vocali, come detto 393-949-7483. Andiamo avanti, rassegna stampa di Tanto non capirai. Partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno, che titola ieri c'è stata l'inaugurazione dello store
della SSC Bari all'ingresso 1 dello stadio San Nicola. C'era anche il presidente De Laurentiis. De Laurentiis spinge il Bari, bisogna tornare a correre. Ha rilasciato ovviamente delle dichiarazioni a margine della presentazione dell'inaugurazione del nuovo store. A San Nicola arriva il Catanzaro. De Laurentiis, bisogna tornare a correre. Stiamo entrando in una fase delicata della stagione. Cambiamo giornale, Gazzetta dello Sport. De Laurentiis si gode i vivarini. Mi aspetto un Bari motivato. Catanzaro, in queste occasioni non bisogna lasciare i punti. Il distacco dal primo posto assolutamente non mi preoccupa. Quindi un presidente abbastanza fiducioso per quello che sta avvenendo, quello che potrebbe accadere. Quindi il distacco comunque non preoccupa il presidente De Laurentiis. Certo, è vero, sono tutte là. Alla fine nessuna squadra sta facendo da battistrada, forse l'unica squadra è il Potenza, ma alla fine sono tutte lì raggruppate in pochi punti. Però il rammarico c'è sempre, magari pensare a un Bari con Vivarini dall'inizio, chissà, magari sarebbe, ipotizziamo, quel primo posto sarebbe stato magari probabilmente del Bari, però chissà. Bene, siamo giunti allo spazio dedicato ai numeri, alle storie, alle curiosità biancorosse. Ci dice tutto il giornalista statistico della Gazzetta dello Sport, Massimiliano Ancona. Ciao Massimiliano. Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Ciao Massimiliano. Allora Massimiliano, come di consueto facciamo il nostro passo indietro. Avellino Bari, i tuoi timori alla vigilia forse hanno trovato delle conferme, perché tu, contrariamente al 99% dei tifosi e giornalisti di Bari, ricordiamolo, la partita contro la Ternana non ti era piaciuta. Beh sì, purtroppo sono stato un profeta al contrario, insomma, perché sarei voluto essere ovviamente molto più positivo. In realtà io ho visto già nella partita con la Ternana una evidente evoluzione nella velocità di gioco e di esecuzione. È ovvio che il 2-0 inflitto alla Ternana aveva in qualche modo coperto quell'oretta abbondante di gioco in cui il Bari di gioco ne aveva fatto poco e di tiri in porta ancor meno. Ad Avellino puntualmente tutto questo invece è venuto fuori. Il Bari ha segnato due gol, se non ricordo male, probabilmente nelle due uniche occasioni che ha avuto a disposizione. E invece l'Avellino ha fatto la partita che doveva fare, cioè aggressivo, corsa, aggressione, corsa, copertura degli spazi, e ha messo il Crisi un Bari che ha giocato lentamente, non soltanto per le assenze, ma proprio perché probabilmente dal punto di vista fisico ancora non ci siamo. E se non c'è velocità di gioco, dai la possibilità all'avversario di piazzarsi e quindi di difendere meglio. C'è poco da fare. Assolutamente sì. Intanto ci è giunta una nota vocale, caro Massimiliano, l'ascoltiamo tutti insieme, e ce la manda Davide. Ciao Nicola, sono Davide. Secondo me Vivarini stasera potrebbe optare per un 3-4-3, magari, me lo auguro, giusto per vedere qualcosina di diverso. E vinciamo 2-1 con doppietta di Simeri. Bene, ringraziamo Davide. Che ne pensi, Massimiliano? Secondo te potrebbe cambiare modulo il mister oppure no? Io penso di no, per un semplice motivo, l'ho appena detto. Il Bari non è ancora in grado di sopportare un modulo così offensivo. Il 3-5-2 nasce dalla necessità di proteggere la difesa, che mostra anche ad Avellino, ha mostrato tutte le proprie pecche proprio per motivi strutturali, un po' di lentezza e un po' anche fisiche, perché i tre centrali del Bari sono tutti alti ma anche abbastanza lenti. Nel trio di difesa non c'è nessuno che sia velocissimo, come è risultato evidente in occasione del primo gol dell'Avellino. E quindi sono i tre centrali. Non dimentichiamo una cosa fondamentale: è ovvio, tutti auspichiamo un 3-4-3 o un 4-3-3, e infatti la rosa è stata allestita per, come dire, giocare in questo modo. Noi abbiamo tantissimi esterni, pochi centrali e pochi mediani, proprio per questo motivo. Però il problema è che, non avendo la squadra una preparazione fisica adeguata, probabilmente
bisogna conservare quello che c'è, di cui la scelta di Vivarini di continuare a puntare sul 3-5-2. Noi non abbiamo centrali di difesa di ricambio, di fatto, dovesse farsi male uno di quei tre sarebbero grossi dolori. In mediana abbiamo come dire, questi esterni che sono Berra e Costa da un lato e dall'altro, e poi tre mediani che hanno la necessità più di tutelare i tre difensori centrali che non di appoggiare gli attaccanti, per cui molto spesso gli attaccanti sono isolati lì davanti e i reparti si allungano e il gioco del Bari ne risente e diventa lento. Ecco, Massimiliano, il Bari che affronterà appunto il Catanzaro, ha affrontato l'Avellino, affronterà il Catania, tutte e tre queste squadre hanno cambiato allenatore. Per te che sei un amante delle statistiche, possiamo parlare di record, di esoneri prima di una gara contro il Bari? Io credo che mai sia accaduta una cosa del genere nella storia del Bari. No, non è mai accaduto a quello che mi risulta. Ma già diciamo due partite di seguito, perché bisogna puntare, ecco, il Catanzaro cambia come ha cambiato l'Avellino, esatto, mentre col Catania ci sarà già la seconda partita, credo, di Cristiano Lucarelli, che dovrebbe aver firmato in giornata, però non ho controllato se ha firmato o meno, quindi non da questo punto di vista sono impreparato. E quindi c'è questa novità. Io sinceramente non so, ecco, il Catanzaro di questa sera che Catanzaro sarà, perché sono andato, ho visto in TV la partita Catanzaro-Potenza, è stata una partita tra due squadre che hanno provato entrambe a vincere. Alla fine ce l'ha fatta il Potenza, ma il Catanzaro ha avuto almeno 5, 6, 7 occasioni da gol limpide e non è riuscito a concretizzarle, il Potenza invece ce l'ha fatta. Intanto ufficiale, scusami, ufficiale Lucarelli ha anche diretto i primi allenamenti lì in Sicilia, quindi perfetto, è ufficiale. Vai. Perfetto. Quindi il Bari dovrà, ecco, da Grassadonia io mi aspetto una partita molto più di contenimento. Da questo punto di vista non comprendo il cambio tecnico, perché è proprio un cambio anche di mentalità. Auderi è un allenatore tagliato apposta per la Serie C, credo che sia, se non il migliore, tra i migliori tre al momento sulla piazza. Gioca un calcio offensivo, propositivo, 3-4-3, sempre e a prescindere. È ovvio che qualche volta può andarti bene, qualche volta può andarti male, ma rispetto a Grassadonia ha una mentalità totalmente diversa. Credo che Grassadonia stasera farà di necessità virtù, cioè non deve perdere, quindi si metterà lì dietro e aspetterà il Bari. E veniamo a questo match appunto tra Bari e Catanzaro, penso ci siano abbastanza precedenti, no? Beh sì, i precedenti sono abbastanza, anche se sono in C ce ne sono soltanto due e in totale sono 15, almeno si parla sempre di campionati. Certo. Diciamo che i due precedenti in C però si perdono nella notte dei tempi, in quanto risalgono agli anni 50. Il primo è un Bari Catanzaro, parlo di Bari Catanzaro a Bari, ovviamente. Certo. Bari Catanzaro 3-0, 23 settembre 1951. Per il Bari segnarono Goros, Meneghetti e Bretti. L'allenatore era Costantino, che poi Paele Costantino Reuccio di Barilette, che poi dopo 11 partite fu esonerato, al suo posto arrivò Marsico. E il Bari però non riuscì a salire in Serie B, di più per un piazzamento centrale della classifica fu addirittura portato in Serie B dalla riforma dei campionati del tempo. L'altro precedente interno in Serie C col Catanzaro risale invece a un paio di stagioni più tardi, 54-55. Nel dettaglio, 17 aprile 1955 allo Stadio della Vittoria, il Bari vinse per 2-1 dopo aver recuperato l'1-0 iniziale dei calabresi segnato su rigore da Ziletti. Per il Bari segnarono Zecca e Macchi nel secondo tempo. Quel Bari allenato da Francesco Capocasale, altro barese doc, altra leggenda, altra gloria del calcio barese, fu promosso invece in Serie B. Questi sono gli unici due precedenti in C con il Catanzaro. Catanzaro che il Bari peraltro non affronta da 13 anni e mezzo, perché
l'ultima partita con il Catanzaro risale addirittura all'8 aprile 2006 e vinse in Bari grazie a un autogol di De Angelis. L'allenatore era Carboni, che riuscì, Guido Carboni, che riuscì a salvare la squadra. Parliamo di Serie B. Esatto, Serie B, perché in Serie A Bari Catanzaro non si è mai giocata e in Serie B nemmeno. Quindi per il momento i precedenti sono 2 di C e gli altri 13 sono di Serie B. Esatto. Perfetto. Compreso anche uno spareggio di cui, se volete, poi vi parlerò. Vi stavo dicendo appunto che in quella stagione, la prima parte della stagione del Catanzaro, c'era stato Valerio Di Cesare, che è l'unico ex in campo domani, in campo stasera della gara, e giocò 5 partite con quel Catanzaro senza mai segnare. Poi passò al Mantova all'inizio nel mercato di gennaio del 2005. L'ultimo pari a Bari con il Catanzaro è invece del 23 gennaio 2005, fu un 1-1, sempre con Carboni in panchina, sempre in Serie B. E ricordo, perché ho visto quella partita, che segnò Mirtai, un attaccante albanese per il Catanzaro, e Santorubo pareggiò proprio nel finale. Mancavano 3-4 minuti alla fine quando Santorubo riuscì a pareggiare. Invece l'ultima vittoria del Catanzaro a Bari risale al 1987, 18 ottobre, quindi ormai siamo a 32 anni, esatto. E fu Palanca, con 2 rigori, a portare in vantaggio il Catanzaro, esatto. E per i Bari segnò anche lui nel finale Paul David Rideout, l'attaccante inglese, che in quella stagione, attaccante per modo di dire, segnò in tutto 7 gol. Quindi, ecco, Massimiliano, ti interrompo perché noi nella locandina odierna, la locandina che utilizziamo per presentare la puntata, abbiamo scelto una foto che risale a uno spareggio, come accennavi tu prima, uno spareggio tra Bari e Catanzaro. Dove si giocò e che cosa riguardava? Allora, innanzitutto la stagione è quella del 1970-71. Sì, sì, sì. Bari anni 70. Era allenato da Lauro Toneatto. Il Bari arrivò a fine stagione a pari punti al secondo posto insieme ad Atalanta e Catanzaro. Quindi furono necessari degli spareggi a 3 per decidere 2 delle 3 neopromosse. Ricordiamo che il Catanzaro aveva battuto il Brescia nell'ultimo turno regolare di campionato, estromettendolo dalla zona alta della classifica. Furono disputati 2 spareggi dal Bari, e il primo con l'Atalanta allenata da Giulio Corsini, che poi negli anni seguenti verrà ad allenare al Bari e allenerà anche la Lazio dello scudettata dopo purtroppo la malattia capitata al tecnico dello scudetto, a Maestrelli. E l'Atalanta vinceva 2-0, quello spareggio si giocò a Bologna, e i tifosi del Bari invasero il campo, per cui la partita fu sospesa e il risultato fu omologato 2-0, cioè quello che era maturato sul campo. 6 giorni dopo il Bari tornò in campo con il Catanzaro. Entrambe avevano necessità di vincere per seguire l'Atalanta, che aveva già battuto entrambe, quindi l'Atalanta era già promossa di fatto. E quella partita fu risolta proprio nel finale, credo una decina di minuti dalla fine, da un gol di Mammì che adesso sappiamo fu segnato con la mano praticamente, e quindi insomma provocò un po' di malumore soprattutto nel Bari, che si vide defraudato di una promozione che tutto sommato avrebbe meritato proprio in questo spareggio di finale. E in panchina, vi ho detto, c'era Lauro Toneatto, ed è una partita proprio che fu molto molto spigolosa, con molti falli, molte... Vabbè, uno spareggio. La gara certo. Nostra in padre era altissima. Inevitabile. Cioè. Massimiliano, veniamo agli ex. Quanti sono? Ce ne sono parecchi, no? Beh, ce ne sono, sì. Uno l'abbiamo avuto ieri, come ti ho detto ieri. Esatto. Ho ascoltato anche ieri Bacchin. Mi permetto di, visto che ho ascoltato la puntata di ieri, peraltro bellissima. Allora, Bacchin aveva parlato di una partita col Catania persa 3-0 in casa. Quella partita invece il Bari la perse 4-1 in casa col Catania. Lui ovviamente era in campo. Per il Bari fu una partita che sembrava cominciata bene
e sembrava dovesse finire in trionfo, perché dopo pochi minuti il Bari segnò con Serena, ebbe un calcio di rigore e lo stesso Serena però si fece deviare il tiro sul palo. Da quel momento la partita cambiò e il Catania prima pareggiò entro la fine del prima dell'intervallo e poi nella ripresa segnò tre gol, uno più bello dell'altro. Se andate su YouTube, mettete Bari Catania 1-4, vi rendete conto dei tre bellissimi gol che segnò il Catania. Poi magari, visto che ci avviciniamo a Catania Bari, ne parleremo sì, nella puntata di venerdì. Gli altri ex, qualche altro ex, qualche ce altro ne sono ex. Tanti, guarda, io ho scelto qualcuno sì. Che sia da Andrisani, Pagnato, Brossi, Carella, Cavasin, La Fortezza, persino Nofrio Loseto ha giocato anche a Catanzaro, sì. Pignatelli, Stardei. Io avrei scelto Edi Bivi perché uno dei giocatori più importanti che il Bari abbia mai avuto anche in Serie B ed è uno dei giocatori più rappresentativi del Catanzaro. Non dimentichiamo che il Catanzaro era retrocesso nell'82-83 con Bacchin a Catanzaro, come lui stesso ha ricordato, e in quella squadra c'era un certo Edi Bivi. Edi Bivi che la stagione precedente, quella che poi si segnò il mondial, la vittoria nel mondial dell'Italia, era stato vice cannoniere della Serie A dietro un certo Roberto Pruzzo e lui era un debuttante in Serie A, quindi lui fu preso dalla C2, andò a Catanzaro in A e fece subito il vice capocannoniere della Serie A. Grande bomba. Per questo il Bari, due anni dopo, quando volle prenderlo, dovette sudare le classiche sette camicie, mi perdoni il luogo comune, proprio perché fu una trattativa molto lunga e al contrario di quanto avvenuto... Forse quello è stato uno dei più grandi colpi dei Matarrese, ricordo quando venne... giusto? A suon di miliardi, 3 miliardi di lire il Bari dovette versare al Catanzaro per assicurarsi Bivi, che ovviamente tentennò fino al 22-23 di agosto, che voleva la Serie A, prima di accettare il Bari in Serie B perché si aspettava una chiamata dalla Serie A. Questa me la ricordo. Il Catanzaro peraltro era in crisi, tant'è che anche quell'anno retrocesse poi in Serie C dalla B, retrocesse subito in C, per cui quei 3 miliardi servirono a tenere anche a galla un pochino il Catanzaro. E il Bari nell'84-85 Bivi debuttò proprio contro il Catanzaro in Coppa Italia e segnò il gol della vittoria del Bari di Polchi a Catanzaro. Prima partita, prima vittoria. Perfetto. Il primo gol per lui. Perfetto. Lui è stato capocannoniere con 20 gol nell'84-85, in Serie A ha fatto poco e male, però è uno dei due capocannonieri della storia del Bari. È uno di quei bomber, di quei giocatori che in Serie B facevano grandissime cose, poi in Serie A purtroppo. Il suo rigore e soprattutto nelle punizioni da fuori era praticamente un cecchino degno grande... all'epoca di Zico, ecco, per intenderci. Al 90% faceva gol, di quei 20 gol ne segnò almeno 7-8 su punizione. Grande Edi, l'abbiamo avuto ospite, magari lo andremo a disturbare nuovamente nelle prossime puntate. Arbitro del match sarà Daniele Rutella della sezione di Enna. Gli assistenti Daisuke Emanuele Yoshikawa, chiari origini giapponesi, e Giorgio Rinaldi, sono entrambi della sezione di Roma 1. Sì, dunque, lui è anche, Rutella è un arbitro abbastanza esperto perché è alla terza stagione nella Candy C e ha arbitrato in tutto 34 partite di campionato in Serie C, quindi questa sarà la 35esima. È un arbitro dal cartellino molto facile, perché nelle 5 gare arbitrate quest'anno ha sventolato ben 22 volte i cartellini gialli, comprese due doppie ammonizioni, quindi le espulsioni. Finora nel girone A ha arbitrato Monza Provercelli 1-0, parlo di quest'anno, certo. San Benedettese Modena 1-1 e Reggio Audace Triestina 3-1 nel girone B. Invece nel girone C ha arbitrato Fibonese Avellino 0-1 il 1 settembre e Monopoli Teramo 2-0 il 29 settembre. Quindi dopo quasi un mese torna ad arbitrare nel girone C
è un arbitro a cui bisogna stare molto attenti, perché appunto ha il cartellino molto molto facile, quindi occhio, perché soprattutto i tre dietro potrebbero patirne la situazione, insomma. Perfetto, io con questo ringrazio come al solito glielo dico in privato, glielo dico anche in pubblico. Massimiliano, tu devi fare un libro sul Bari, ma questo è un altro argomento. Però io l'invito lo faccio anche pubblicamente, perché è veramente un peccato, tante notizie dovrebbero essere messe nero su bianco. Detto questo, io ringrazio Massimiliano Ancona. Massimiliano, grazie mille, buon lavoro, alla prossima e forza Bari. Sempre forza Bari, buon lavoro a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. E grazie per i complimenti, fanno sempre piacere. Assolutamente, grazie a Massimiliano Ancona. E allora, queste le notizie, le statistiche, le curiosità su questo Bari Catanzaro, come al solito precisissimo il nostro Massimiliano, non ne sbaglia una, competentissimo, è sempre un piacere ascoltarlo. Allora, innanzitutto c'è un altro messaggio, vediamo un pochino, di Boris che ci dice stasera bisogna vincere, spero in una vittoria per 2-0 con i gol di Simeri e di Cesare. Intanto siamo pronti per il secondo collegamento, poi Emanuele, ciao Nicola, come si fa a pensare a un centrocampo a 4 con gli evidenti problemi che questa squadra ancora ha in essere? Capisco la voglia di rivedere Floriano, ma a mio avviso si arriverà a gennaio così. Ed il modulo rimarrà lo stesso. Sono d'accordo anche io con Emanuele, difficilmente il Bari cambierà uomini, soprattutto cambierà modulo. Bene, siamo giunti allo spazio dedicato a squadra e tifoseria avversaria per conoscere meglio i nostri prossimi avversari del Catanzaro. Siamo in linea con il giornalista della Gazzetta del Sud e della Gazzetta dello Sport, Andrea Celia Magno. Buon pomeriggio Andrea e benvenuto qui a Tanto non capirai. Buon pomeriggio, grazie Nicola. Grazie a te per aver accettato. Allora Andrea, sono state giornate intense, molto intense in casa Catanzaro, raccontiamole brevemente. Sì, non ci siamo fatti mancare niente. Domenica il Catanzaro ha perso la sua seconda partita consecutiva, la prima in casa contro il Potenza, persa meritatamente oltretutto. E quello che sembrava poter essere l'ultima spiaggia per l'ormai ex allenatore del Catanzaro, Gaetano Teri, non è stato, perché nella mattinata di lunedì il presidente Floriano Noto ha deciso di esonerare l'allenatore e chiamare subito dopo Gianluca Grassadonia come suo sostituto. Più che la sconfitta in sé, che è comunque la quarta sconfitta in campionato in questa stagione, ha pesato il fatto che la squadra contro il Potenza sia sembrata svuotata da un punto di vista psicologico e mentale. Questo ci può stare, anche perché Auteri è uno che storicamente tiene sempre i giocatori tutti sulla corda e pretende sempre il massimo ogni giorno anche in allenamento. Il presidente ha motivato la scelta dicendo appunto che ora i giocatori non hanno più alibi e che bisognava dare una scossa. Vedremo stasera, sarà interessante capire se è proprio di una fiacchezza mentale si trattava oppure di se di altri tipo di problematiche. Andrea, ti faccio una domanda, giusto una parentesi flash di qualche secondo, ma questo Potenza è veramente da prendere sul serio oppure no? Il Potenza ha fatto una grande partita a Catanzaro, attenta tatticamente, senza inventarsi cose eccezionali, però cioè, non è primo per caso. No, non è primo per caso assolutamente, soprattutto l'anno scorso il Potenza a Potenza aveva perso 5-1 contro il Catanzaro con lo stesso allenatore Giuseppe Raffaele. Il Catanzaro aveva giocato gran parte della partita in 10-11. L'allenatore del Potenza ha tratto lezione da quella partita e domenica scorsa ha fatto l'esatto contrario, non ha concesso campo a Catanzaro che sugli spazi aperti è sempre stato devastante e l'ha incartato dal primo all'ultimo minuto. Hanno avuto anche un pizzico di fortuna perché sullo 0-0 il Catanzaro ha preso una traversa e ha avuto un altro paio di occasioni molto nitide, fra cui quella di Nicastro solo davanti al portiere Iolme. Però poi il successo l'ha meritato e legittimato con sia per qualità individuali che per prestazione generale, per organizzazione.
anche per atteggiamento, perché correvano i giocatori del Potenza correvano il doppio ed erano molto più convinti, sono sembrati molto più convinti di quelli del Catanzaro. Perfetto. E poi se prendi due gol in 10 partite un motivo ci sarà. È vero, la miglior difesa d'Europa, sentivo qualche giorno fa questa statistica. Arriva Grassadonia, insomma, che tipo di tecnico è, come cambierà il Catanzaro con lui secondo voi? Allora, come cambierà il Catanzaro è un po' ancora presto per dirlo, perché lui le uniche parole che ha detto, le poche parole che ha detto in questi due giorni, è che interverrà il meno possibile, ed è giusto così, perché lunedì ha diretto un allenamento un po' spartita, quindi ha fatto poco nulla, giustamente, ieri ha fatto la rifinitura. Più in avanti potremmo vedere qualcosa di diverso, anche se va detto che la squadra è costruita per giocare sempre con il tridente, perché tanti attaccanti esterni e non solo. È un po' meno mediani, il modulo base di Auteri è il 3-4-3 che è stato utilizzato in 9 partite su 10 di questa stagione e credo che rimarrà tale anche questa sera al San Nicola. L'unica piccola variazione potrebbe essere qualora Grassadonia scegliesse di utilizzare il tridente più leggero possibile, cioè con Canutè, Fischnaller e Giannone che da esterno poi fa la spola sulla tre quarti, perché un fantasista vero e proprio, per passare dal 3-4-3 al 3-4-1-2, altrimenti si andrà sulla soluzione più utilizzata in tra un po' andremo nel dettaglio della formazione, anche ti chiederò anche le assenze. Intanto ti leggo un messaggio di un radioascoltatore quasi profetico. Emanuele ci scrive: io faccio una scommessa, che è questa: secondo me Auteri, a mio avviso, ritornerà sulla panchina del Catanzaro. Ho visto gli highlights della gara contro il Potenza e il primo tempo mi è sembrato un Catanzaro vivo e vegeto. A mio avviso il Potenza sino ad ora è stato solo un po' fortunato. Che ne pensi? Io spero, cioè, per voi di no, perché un ritorno vorrebbe dire che la cura Grassadonia non ha dato grandi frutti. Auteri è stato esonerato anche 3 volte in carriera ed è sempre stato richiamato. Ecco, vedi. Ieri ci siamo sentiti per salutarci, perché poi comunque Auteri era alla terza stagione a Catanzaro, ha allenato il Catanzaro per 97 partite, c'è un rapporto che è iniziato 10 anni fa e ancora continua. E lui, perché a questa piazza ci tiene, si augura che non venga richiamato. Ovviamente se lo augura anche la società di non doverlo richiamare. Grassadonia è stato preso perché è un normalizzatore, Auteri è un grandissimo allenatore, è quello che forse fa esprimere le sue squadre in Serie C con il calcio più bello, o comunque è uno dei migliori da questo punto di vista. Grassadonia però è stato preso proprio per magari limitare un pochettino la ricerca del bel gioco, ma ritrovare un po' di grinta, di piglio diverso e di risultati che sono mancati soprattutto in trasferta, perché il Catanzaro, bisogna ricordarlo, è reduce da 3 sconfitte di fila fuori casa al di là della... Ricordiamo che il Catanzaro sino a qualche settimana fa era addirittura capolista, quindi insomma, come cambiano le cose in poche settimane. Ecco, una domanda, venendo alla rosa a disposizione ora da parte di Grassadonia, ti chiedo i 3 giocatori più di maggior spicco, quelli da tenere d'occhio nel Catanzaro, i 3 giocatori con più talento, quali sono? I 3 giocatori con più talento, ci sono tanti giocatori di qualità. Se Bianchimano in giornata, e non so se giocherà titolare o partirà nella ripresa, è un centravanti che può sembrare il classico lungagnone di 1,97 che si infila nel centro dell'area di rigore avversaria e non si sposterà lì solo per aspettare i cross e suggerimenti dei compagni, ma in realtà non è così, e Auteri l'aveva voluto proprio. Il nome non si è capito molto. Bianchimano. Ok. È uno che si muove molto, che svaria parecchio, tende anche a venire incontro al centrocampo per dettare i passaggi e le sponde con i compagni. Canutese in giornata in campo aperto è imprendibile, e anche Fischnaller, che sono quelli che sono stati utilizzati più di tutti in attacco, Fischnaller è l'elemento tatticamente più intelligente, perché è uno che detta la giocata, trova, vede linee di passaggio, trova gli spazi, è un regista avanzato, diciamo, ricuce pure sulla tre quarti, non gioca solo sull'esterno. Se in giornata anche Maita, che è il capitano e che è il regista,
ha piedi, qualità e idee che lo rendono un top per la categoria. In realtà ci sarebbe qualcosa da aspettarsi in più dalla difesa, non ci sarà Celiento oggi che ha avuto un attaccamento. Ecco, qual è il probabile 11 quindi per questa sera, quali sono i giocatori indisponibili? Allora, cioè Rientro e Di Lirio hanno avuto dei piccoli affaticamenti e sono indisponibili, rientrano dalle squalifiche sia Bianchimano che Martinelli, quindi in porta giocherà Di Gennaro, che è un altro elemento di spessore, è arrivato in estate e finora ha sbagliato poco o nulla il portiere ex Inter. In difesa giocheranno Signorini al posto di Celiento, Martinelli al centro, Martinelli ex Foggia, e 40 sul centro sinistra. Al centrocampo dovrebbero giocare Statella sulla destra, che mi sembra sia un ex, ha giocato a Bari, Giuseppe Statella, certo. Maita e Risolo o Casoli in mezzo, e Favalli sulla sinistra. In attacco i dubbi più grossi, perché giocherà sicuramente Canutè sulla destra, dovrebbe giocare Fischnaller anche se ha avuto qualche problemino prima della gara col Potenza, ma aveva recuperato col Potenza e dovrebbe essere in campo anche stasera. E poi il ballottaggio, diciamo, più in bilico è quello fra Bianchimano e Giannone. Dovesse giocare Bianchimano, si piazzerebbe al centro del tridente; dovesse giocare Giannone, il perno del tridente sarebbe Fischnaller, e Giannone andrebbe a sinistra, poi con libertà di svariare. Però gli attaccanti del Catanzaro l'hanno sempre fatto con Lautari, hanno sempre cambiato posizioni, non sono mai fisse. Ci sono punti di riferimento, diciamo. No, assolutamente no, neanche con il modulo, modulo, con quale modulo giocherebbe? Modulo 3-4-3. 3-4-3, perfetto, che è il modulo utilizzato anche da Lautari. Ecco, veniamo ora alla tifoseria, che clima c'è? Quanti tifosi del Catanzaro ci saranno oggi al San Nicola? Dovrebbero essere circa 170, hanno segnalato e avuto parecchi problemi con la prevendita online, infatti mi sa che qualcuno sta viaggiando senza biglietto e proverà poi stasera nel settore ospiti. La tifoseria all'esame del Lautari l'ha preso abbastanza male, la stragrande maggioranza era con l'allenatore e sperava e voleva la che conferma. Gli venisse dato un po' di tempo in più. Infatti sarà interessante capire poi quali saranno le ripercussioni con qualsiasi risultato, una vittoria così come anche una sconfitta nella successiva partita casalinga con il Vende. L'esonero di Lautari non è stato preso bene, non è stato digerito. C'è curiosità sull'esordio di Grassadonia, ovviamente con tutte le cautele del caso, perché dopo due giorni un allenatore non può incidere per niente. Ecco, ti chiedo come viene visto invece il Bari da quelle parti, questo Bari di Vivarini. È temuto? Il Bari viene visto per quello che è, cioè come uno squadrone. Qui hanno un po' tutti tirato un sospiro di sollievo, perché Durzi, che abbiamo venduto quest'estate, ha qualche problema fisico di troppo. Durzi l'anno scorso qui a Catanzaro è esploso, ha segnato 14 gol in campionato. Sì, problemi fisici totali. Ed erano anni che un attaccante del Catanzaro non superava la soglia delle 15 reti stagionali, però al di là di Durzi, la speranza principale era che non recuperasse Antinucci, a dirla tutta. Abbiamo visto che nell'elenco dei convocati in generale il Bari, qui come altrove, è visto come la squadra che dovrebbe ammazzare il campionato, che comunque dovrebbe vincerlo. L'arrivo di Vivarini e questi risultati positivi in serie che avete raccolto voi in Puglia hanno fatto un pochettino nascere un certo timore. C'è anche una discreta fiducia sulla capacità di reagire di una squadra come il Catanzaro, che le qualità le ha, anche se finora le ha dimostrate solo in parte e soprattutto all'inizio. Perfetto, io con questo ringrazio il giornalista della Gazzetta dello Sport, della Gazzetta del Sud, Andrea Celia Magno, per essere intervenuto ai nostri microfoni. Andrea, grazie mille, buon lavoro, buona partita, alla prossima, perché ci risentiremo ovviamente per la gara di ritorno. Grazie Andrea. Grazie mille a voi, buon pomeriggio. Grazie ad Andrea. Allora,
Queste le ultimissime, quindi da Catanzaro, insomma, un ambiente un po' in fermento, erano dalla parte del tecnico, ma non mi sorprende perché comunque noi l'abbiamo sponsorizzato in tutte le maniere. Autieri era il tecnico che volevo vedere sulla panchina del Bari, un lusso per la categoria, forse come diceva anche Andrea, non ci eravamo sentiti prima. Uno dei migliori tecnici in assoluto della Serie C sarebbe stato l'ideale per Bari, però noi abbiamo Vivarini, non dobbiamo assolutamente lamentarci. Intanto c'è un messaggio di due messaggi. Allora, di Pasquale: si comprendono le difficoltà per trovare un posto da titolare a Floriano, ma resta il mistero di non vederlo in campo neppure per spezzoni di partita, quando bisogna tener palla. Oppure quando bisogna verticalizzare. Con due centrocampisti centrali di movimento si può provare in 3-4-1-2. Poi c'è Enrico che ci scrive: pensare che ci hanno definita una corazzata ed è bastata l'assenza di un giocatore modesto di Serie D come Amlini per far crollare tutte le sicurezze di una squadra da 9-10 milioni di euro. Amlini, giocatore della Serie D, mi direi proprio di no, perché ha giocato sempre in Serie C, quindi al massimo un calciatore di Serie C. Il Bari, secondo me, resta non dico una corazzata, comunque resta una signora squadra per il campionato di Serie C. Ovviamente una corazzata no, perché ha delle lacune in organico, è stata costruita male, è stata costruita per un altro tipo di gioco, per un altro tipo di allenatore, quindi non è una corazzata. La corazzata è quella squadra che rappresenta la perfezione. Il Bari non rappresenta la perfezione, però è una buona squadra, sicuramente una squadra che può lottare fino in fondo con le altre per il raggiungimento dell'obiettivo, vale a dire della Serie B. Ringraziamo Enrico per il messaggio. Bene, veramente tutto per quest'oggi, per questa puntata di Tanto lo capirai. L'appuntamento è per questa sera, subito dopo il fischio finale, congireremo lo stivale, commenti a caldo del match e collegamento con un Bari Club. L'appuntamento con Tanto lo capirai invece per domani, sempre alle 14:15, dove sempre qui nella casa dei tifosi del Bari, Radio Biancorossa. Forza Bari e ciao! Tanto non capirai.